questa parte. La pozione rigeneratrice è in grado di curare le lesioni più comuni. I più attenti di voi ricorderanno sicuramente che la versione più potente... Ti avevo detto che avevamo pozioni! ...si prepara solo con radici fresche dell'albero rigenerante. Wesley! Finché ti trovi nella mia classe, devi... Harry! Wesley, portalo qui davanti. Adesso. Portalo qui. Wesley? Bene, Wesley. Se prestassi attenzione, potresti anche imparare qualcosa. Raccogli entrambe le fiale di pozione. Per somministrare la pozione rigeneratrice a te stesso, allontanati da Potter e bevi il contenuto di una delle fiale. Bene! Datti una calmata. Allontana. Ora avvicinati a Potter e somministragli la pozione. Che cos'è successo? Lascerò a Wesley il compito di darti una spiegazione, anche se la sua incompetenza è evidente agli occhi di tutti. Grazie allo spettacolino di Wesley, non abbiamo più tempo per continuare la lezione. Quindi... ora, nel vostro tempo libero, raccoglierete gli ingredienti per l'antidoto ai veleni rari, in modo che siano pronti per la prossima lezione. Per la prossima lezione, quindi, dovrete portare semi di fuoco, pungiglioni di Billywig, carapaci di Banfello e il corno di un graforno. La lezione è terminata. Grazie mille, Wesley. Sono desolato. Non preoccuparti, andiamo fuori. Beh, io sono esausta. Sì, anch'io. È ora di andare a dormire. Sì, ma forse dovremmo iniziare a cercare gli ingredienti per le pozioni della prossima lezione del professor Piton. Che cosa ne pensi, Harry? Harry? Voglio andare a dormire. Sì!
Non c'è altro che possa fare. Credo che sia ora di andare a letto. Vai subito nella tua classe! Non so cosa fare. Credo che sia ora di andare a dormire. Sono stanchissimo. Non c'è altro che possa fare. Credo che sia ora di andare a letto. Credo che qui potremo trovare i semi di fuoco. Ancora uno e avremo finito. Ecco fatto! Abbiamo tutti i semi di fuoco che ci servono. Non credo che ci sia molto da fare a quest'ora. Non c'è altro che possa fare. Credo che sia ora di andare a letto. Super! È ora di andare a dormire, sono stanco.
Non mi piace quel Sir Cadogan. Secondo me gli manca qualche rotella. Non so cosa fare. Credo che sia ora di andare a dormire. Bene. Voglio andare a dormire. Costa questo libro dell'incantesimo Snuffliforce. 50 gelatine tutti i gusti più uno. Grande. Non mi viene in mente nient'altro da fare. Quanto costa un capitolo delle forze oscure guida all'autoprotezione? Sapevamo che ce l'avresti chiesto. Anziché chiederti gelatine, ti proponiamo una sfida. Prendi l'elenco delle statue. Quello che devi fare è riempirlo, trovando le 9 statue elencate all'interno di Hogwarts. Per ogni 3 statue che troverai, ti permetteremo di leggere un capitolo del libro Le Forze Oscure per migliorare la tua abilità nel lancio degli incantesimi. Uno scambio equo, dato che molte delle statue si trovano in posti ispezionati dai prefetti. Proprio così! Non c'è altro che possa fare. Posso leggere il primo capitolo? Voglio veramente migliorare la mia tecnica nel duello. No, non ancora. Devi trovare almeno 3 delle statue elencate nella tua lista. Wow! Il libro dell'incantesimo Snuffliforce mi permetterà di trasformare gli oggetti in topi. Quanto costa? 50 gelatine tutti i gusti più uno. Il libro dell'incantesimo Snuffliforce! Hermione, ti divertirai un mondo con l'incantesimo Snuffliforce. È utile soprattutto per trasformare i libri in topi. Non è fantastico? Sarà ora calcolato il totale dei punti delle case. Serpe verde. Corvo nero. Tasso rosso. Grifondoro. Grifondoro è in vantaggio. Harry continuava ad essere preoccupato per i dissennatori e Sirius Black. Al tempo stesso, però, aveva molte altre cose di cui occuparsi. Devi aiutare Neville! Cosa? Neville stava girando per il quinto piano, quando Malfoy e i suoi scagnozzi l'hanno trovato e rinchiuso nell'aula di babanologia. E hanno liberato uno spettro! Dov'è Hermione? Nel dormitorio delle ragazze. Riesce a studiare meglio lì dentro. Beh, immagino che tocchi a noi due, Ron. Wow! Punti della casa!
Mettiamoci in moto, d'accordo? La sua Potter e Wesley. Sì, ma dobbiamo ancora salvare Neville dallo spettro. Eccellente! Sto bene! Bene, cerca di tenerlo occupato! Sei nel posto sbagliato! Thank you.
Deve esserci qualcosa qui dentro che possiamo usare. Effetto! Adesso come faccio a uscire di qui? Ci serve il tuo aiuto qua giù! Va bene! Che cosa è stato? Spostarti di lì!
adesso lascia in pace i miei amici. Bene. Torniamo nella sala di ritrovo. Voglio solo andare a letto. Possiamo andare? Per favore. Dobbiamo andare. Oh no! Dobbiamo trovarla. Buona fortuna! Che cosa vuoi dire, Pix? Si vergogna, signor caposignore. Non vuole farsi vedere. L'ho vista correre dentro il paesaggio al quarto piano. Urlava qualche cosa di terribile. Poverino! Ha detto chi è stato? Oh sì, capo direttore. Sa, si è arrabbiato moltissimo quando lei non l'ha lasciato entrare. Che caratteraccio quel Sirius Black, davvero! E quindi Sir Cadogan prenderà il posto della signora Grassa. Credo che siate ancora tutti sconvolti per quello che è successo, ma vi consiglio vivamente di andare a dormire. Super! Bridget Wellock! A scuola non si parlava d'altro che di Sirius Black e della sua aggressione alla signora Grassa. Ma con l'avvicinarsi della loro prima lezione di cura delle creature magiche, le attenzioni di Harry, Ron e Hermione si concentrarono su Hagrid. Hagrid ha una percezione del pericolo ben diversa dalla media. Andrà tutto bene. Andiamo alla lezione un po' prima, così potremo dare ad Hagrid il nostro supporto. È la sua prima lezione e probabilmente è più nervoso di noi. Non dovremmo uscire. Sì! Dovremmo andare. Andiamo nel parco. Hagrid ha bisogno di noi.
Va bene. Se non stai attenta, rischierai di ritrovarti con il cervello fuso. Grazie per l'interessante... Fermi qui adesso. Questo è Fiero Becco. Bello, eh? Ora, la prima cosa da sapere degli ippogrifi è che sono orgogliosi. Dovete sempre lasciargli fare la prima mossa. È educato, capito? Camminate verso l'ippogrifo, fate un inchino e aspettate. Se anche lui fa un inchino, potete toccarlo. Harry? Ron? Hermione? Chi vuole andare per primo? Bene, ci siamo. Sali da lì, dietro l'ala. Molto bene, ti meriti una A. Ottimo lavoro. Voglio salire su quel bestione. È facilissimo. Non sei per niente pericoloso, vero? Vero, brutto bestione? Malfoy, no! Non stai morendo, è solo un graffio.
Harry si diresse all'incontro di Quidditch, ignaro del fatto che quel giorno gli eventi avrebbero preso una piega ancora peggiore. Mentre la squadra di Grifondoro lottava contro le intemperie, improvvisamente Harry vide un enorme cane nero ergersi sugli spalti. Un silenzio lugubre cadde sullo stadio e un'ondata di gelo orribilmente familiare si abbatté su di lui. I dissennatori erano ovunque sul campo e con le grida di sua madre che gli risuonavano nelle orecchie, Harry cadde dalla scopa e perse conoscenza. Harry dormì nervosamente nell'infermeria, sprofondando in sogni affollati di mani marce e appiccicose e di suppliche impietrite. Sentiva un mormorio di voci, ma non avevano alcun senso. Ron? Zitto! So dove si trova Sirius Black, è giù nei sotterranei! Seguimi! Ron? Devo fermare Ron. Devo impedire che Ron vada a cercare Sirius Black. Devo seguire Ron. Oh no! Wesley! Wesley! Stai per piagnucolare? Tirami fuori di qui! Il tuo segreto con me non è più al sicuro! Lasciami stare, imbecille! Povero Wesley, che pasticcio tremendo! Puoi immaginare come mi sto divertendo? Tirami fuori di qui! Starai qui per ore, scappar non potrai! Fotti Potter non mi acciufferà mai! Tirami fuori di qui! Wesley, Wesley, che cosa puoi fare? Ron, per quanto riguarda Sirius Black, è nei sotterranei. Andiamo! Devo impedire che Ron vada a cercare Sirius Black.
cosa stai facendo? Non possiamo affrontare Sirius Black da soli! Andiamo! Senti, dobbiamo avvertire il professor Silente. Vuoi chiudere la bocca? È in quell'angolo. Non fermarti. Ron. Pozione polisucco. Penso che adesso siamo pari. Forse potrei menzionare il fatto che ho visto Sirius Black trascinarti fuori nella notte. Buonanotte, Pot. Ron, come facevi a sapere dov'ero? Pix, non vedeva l'ora di dire a qualcuno cosa aveva in mente Draco. Ti ho portato le tue cose, compresa la mappa del malandrino. La mappa, ecco fatto! Immagino che questo posto non abbia molti visitatori. È orribile. Vorrei che Hermione fosse qui. Edvige! Vieni! Vai a cercare Hermione! Vai a cercare Hermione! Credo che stia arrivando qualcuno. Hermione? Che cosa diavolo sei venuto a fare qua giù, Harry? Dovresti essere ancora in infermeria. È una storia lunga. Una storia che ha a che fare con Malfoy e la pozione polisucco. Beh, sbrighiamoci a uscire di qui.
Ah, Hermione, credi di poter passare lì sotto? Credo che dobbiamo raggiungere quell'interruttore. Attenta, Hermione! Dell'incantesimo reparo. Hai trovato qualcosa? Fantastico! Riesci a raggiungere quell'interruttore e a farci uscire di qui? Grazie, Hermione! Ci hai salvato la vita! Fantastico! Sì, bel colpo! Spero che adesso riusciremo tutti a uscire di qui! Let's go.
Cosa sono quelle cose? Oh cielo! Cerca di non farti vedere! Uki, l'elfo domestico! Sapevo che ti avrei trovato! Grazie, Hermione! Ci hai salvato la vita! Oh, mi sono appena ricordata! Non abbiamo trovato un corno di grafarno per la lezione di pozioni di domani con Pito! Hermione? Ma dov'è Draco? È stato lui ad abbandonarlo! Ron, sei fantastico! Ce n'è più che abbastanza per ognuno! Andiamo a letto! Sono sfinito e ho davvero bisogno di una bella dormita! È Giocunda Sykes. Ci sono tre voci sulla mia lista. Fred e Giorgio dovrebbero permettermi di leggere uno dei capitoli del libro delle forze oscure. Non mi viene in mente nient'altro da fare. E ora, sai, penso che dovresti davvero andare a trovare... Glanmore Peaks! Sei nel posto sbagliato! Fantastico, grazie! Accetta questo come segno della mia riconoscenza! Non so cosa fare. Credo che sia ora di andare a dormire. Grande. Tirati via di lì! Posso leggere il primo capitolo? Voglio veramente migliorare la mia tecnica nel duello. Sì! Congratulazioni! Grazie a questa conoscenza potrai lanciare incantesimi flippendo più potenti. Conoscenza che condividerai con Ron e Harry. Il secondo...
secondo capitolo del libro delle forze oscure. Posso leggerlo? Credo che mi aiuterà a migliorare il lancio degli incantesimi di difesa. No, devi trovare almeno altre due statue fra quelle elencate sulla tua lista. Voglio andare a dormire. Una pagina del foglio Bruti. Quanto costa, Fred? 100 gelatine tutti i gusti più uno. Un ottimo investimento. Sei sulla strada giusta per completare il tuo foglio Bruti. Sono stanchissimo. Bene. Non mi viene in mente nient'altro da fare.